Siamo live di nuovo qui sulla pagina di Passion for Fun, ragazzi. Siamo in compagnia del responsabile video della DINIT, Carlo Cavazzoni, e siamo qui a farle, insomma, qualche domanda riguardo a qualche indiscrezione. Vai, Francesco. Allora, la prima domanda: state rilasciando per la prima volta l'edizione Disc di DINIT. Potete dire se c'è qualche novità sull'adattamento italiano del sequel? Dunque sì, intanto ciao a tutti, è un piacere ritornare a Romix, in particolare comunque in generale a fare le fiere, insomma, una cosa che penso mancasse un po' a tutti quanti. E, dunque sì, è uscito il primo cofanetto di Inuyasha, che comprende le prime due stagioni. Tengo a sottolinearlo perché non è una modalità, diciamo, consueta quella di accorpare più stagioni in un unico cofanetto, ed è anche forse il motivo per cui ovviamente costa un pochino di più degli altri. E, la serie ovviamente è in alta definizione, la troverete nel formato originale 4 terzi con le sigle, importante perché su le varie piattaforme non vengono riportate per una questione di diritti. Al momento no, non abbiamo progetti per il sequel, anche perché è stato venduto a un diciamo distributore che in questo momento non contempla eventuali altri sfruttamenti come l'on video. Bene, ho capito, grazie intanto. La prossima domanda: ci sono novità sull'edizione sempre un video, quindi DVD e Blu-ray, del film Il treno Mugen, rilasciato su Amazon Prime in esclusiva quest'estate? Sì, ci stiamo lavorando e posso dire che uscirà l'anno prossimo, esattamente non so dire ancora quando, comunque sicuramente sarà il primo quarto dell'anno, per cui entro, diciamo, marzo dovremmo poterlo rilasciare. E, stiamo lavorando all'edizione limitata, che tendenzialmente sarà in linea con le edizioni che sono già state annunciate a livello internazionale, in quanto diciamo, i materiali disponibili per l'estero non sono esattamente sempre quelli utilizzati in Giappone, comunque, insomma, ci sono delle differenze. E, però sì, comunque è confermato, ovviamente lo realizziamo. Bene, bene. Perfetto. Finalmente, dopo tanti anni, è arrivato anche Bleach in italiano con un buon adattamento, e mentre vengono rilasciate le stagioni su Amazon, man mano nei mesi, giustamente si inizia a chiedere anche per Bleach quando uscirà la possibile versione on video, sempre Blu-ray e DVD, e ovviamente che cosa potrebbe comprendere. Dunque, l'edizione Blu-ray e DVD è stata già annunciata ed esce a fine ottobre, se tutto va bene, che siamo un po' in ritardo, mettiamola così, normale. Siamo un po' oberati di lavoro, però stiamo cercando di fare in modo di portarla a Lucca. E, uscirà la prima stagione, ovviamente, e comprenderà, nel caso Blu-ray, ovviamente la versione in HD. In molti ce l'hanno chiesto se sarà presentato in 16 noni o in 4 terzi, dato che su Amazon abbiamo rilasciato la versione in 16 noni a causa dei materiali destinati a quello sfruttamento, però posso confermare che invece per la versione un video sarà rilasciata la versione originale 4 terzi, a meno fino a quando non ci sarà lo switch da un determinato numero di episodi in poi. Credo dal 150-170 episodio passa proprio naturalmente dal 4 terzi al 16 noni, dato che è una serie che è nata appunto, diciamo, nel periodo televisivo classico, per poi essere destinata a quello, diciamo, moderno, con i televisori, widescreen, eccetera, eccetera. Esatto. Benissimo. Perfetto. Poi adesso state per rilasciare anche la versione definitiva di Evangelion, che comprende sia la serie storica che i film, quelli di End of Evangelion. E quindi volevo chiedervi, dato che sempre grazie ad Amazon è uscito in tutto il mondo, anche in italiano ovviamente, il film, l'ultimo della trilogia Rebuild of Evangelion, anche per questo ci sono delle novità sull'uscita della versione del 3.0 più 1.0? Ma dunque, no. Nel senso che, ahimè, non c'è, cioè non c'è, al momento c'è
in corso una trattativa che va in realtà avanti da molto tempo, in quanto, come probabilmente voi sapete, il film è stato rilasciato in una modalità diversa da quella in passato ed è stato venduto da Amazon in esclusiva per tutto il mondo. Ora, quando succedono queste operazioni, vi racconto, vi spiego, che normalmente avvengono delle questioni contrattuali e l'acquirente preserva il suo acquisto su tutti gli altri sfruttamenti che possono potenzialmente danneggiarlo, tra cui l'home video, il cinema, eventuali altri sfruttamenti streaming, con un holdback, si chiama così, diciamo, la formula contrattuale, che non permette di effettuare nessun altro sfruttamento se non prima di una determinata data. Questa data andrà a scadere più o meno l'anno prossimo, a metà dell'anno prossimo, dopodiché si potrà cominciare a valutare eventuali altri contratti. Qui noi siamo un po' in trattativa, ne stiamo parlando, non vi nascondo qualche difficoltà in termini contrattuali, però insomma, speriamo di portarlo a termine, anche perché siamo stati, diciamo, noi a introdurlo in Italia, sia la serie classica che i nuovi film al cinema. Sarebbe anche un peccato non poter terminare l'opera. Si deve concludere in giusto modo. Così l'opera è conclusa, concludiamo anche il rilascio del un video della serie. La prossima domanda invece riguarda Gundam. In altre occasioni avevate detto che è difficile rilasciare le serie proprio perché, al contrario dei film, magari rischia di avere un pubblico anche un po' ridotto. Dato che Gundam ormai da un annetto, insomma, festeggia il 40° anniversario e che stanno venendo annunciati nuovi prodotti, c'è qualche possibilità in futuro di vedere degli aggiornamenti in tal senso, sia di serie già esistenti sia di quelle che devono arrivare? Guarda, qua il discorso è molto simile a quello di Evangelion, nel senso che la pandemia ha causato un enorme picco di interesse su quanto riguarda il mercato streaming, cioè tutte le piattaforme, ovviamente Amazon, Netflix, Crunchyroll, eccetera, eccetera, sono andate letteralmente alle stelle, dato che la gente era in casa, eccetera, per farla breve. E questo ha generato un cambiamento tendenzialmente di quelli che erano gli sfruttamenti classici, cioè se prima il film veniva rilasciato a livello internazionale, prima magari al cinema, dopo in televisione, magari in un video, eccetera, eccetera, con lo streaming è andato, diciamo, un po' tutto al contrario, tra virgolette, dove appunto questi film, come ad esempio l'ultimo che hanno realizzato di Hathaway, è stato presentato su Netflix. Questo pregiudica qualsiasi altro sfruttamento, non solo per questione di holdback, come dicevo prima, ma anche proprio di potenziali interessi, dato che quello che è il primo sfruttamento ormai è andato. Detto questo, Gundam è sicuramente un brand che ci interessa. Sono stati annunciati, come sapete, un nuovo film, una nuova serie. Sì. E vediamo. Sicuramente l'interesse c'è. Ahimè, non sempre l'interesse corrisponde alla realizzazione concreta. In mezzo c'è tutto un mondo di trattative che a volte va a buon fine, a volte no. Speriamo che non sia questo il caso. Ultimissima domanda, semplice, dato che adesso, grazie a quello che dicevi tu della proposta, quindi dello streaming molto alta, alcuni dei vostri contenuti sono su una piattaforma, alcuni altri, pensate nel corso ovviamente dei prossimi mesi e anni di ampliare il catalogo lasciando una piattaforma preferenziale o comunque scaglionarlo, insomma, averle sparsi, però comunque continuare ad aggiungere contenuti su entrambe le piattaforme? La seconda che hai detto, ossia no, noi non abbiamo canali preferenziali, siamo, come penso di aver detto anche più di una volta, una service company, di conseguenza lavoriamo tendenzialmente con tutti senza potenziali diversità, e per cui tendenzialmente eventuali accordi di esclusive o di iniziative sono legate tendenzialmente all'accordo stesso che c'è in quell'occasione, per questo o per quell'altra serie, a seconda delle offerte e tutto il resto, per cui
No, spero che continuerete a vedere i nostri prodotti su tutte le piattaforme, me lo auguro almeno. So. Anche noi ce l'auguriamo, insomma, vivamente. Io sono a posto così, non so se avrete altre domande, intanto ringraziamo nuovamente per la risposta. Esatto, grazie mille Carlo per esserti prestato a questa nostra breve intervista sulla nostra pagina. Sabato ci sarà una conferenza. Sì, non faccio in realtà annunci, ma illustro quelle che saranno nel dettaglio le novità, un video che ci aspettano nei prossimi mesi, magari con qualche dettaglio, qualche, diciamo così, chicca che ancora magari non era stata svelata, riguardante appunto le uscite a un video. Bene, quindi noi ci saremo alla conferenza e sarà un piacere seguirla. Bene Carlo, ti ringraziamo ancora una volta per il tuo tempo e grazie a tutti ragazzi. Chiaramente la Dainis la conosciamo tutti e continueremo a seguirla augurandoci sempre più sorprese e nuove uscite. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima live. Grazie Carlo.